l'utopia è quella che dentro in ognuno c'è quel rasoio, però in realtà è sono si super finta, loro lo prendono, però sarebbe bello andare a Nero e sentire lui al telefono che dice si sa che tutti i dipendenti morti ammucchiati uno sopra l'altro, tipo Auschwitz. Mi sono detto non ha niente a che fare con la tua vita personale, in modo che di vedere il lavoro. Sì, loro sono una specie di urla, quindi in realtà stanno facendo per loro il colloquio iniziale. No, in realtà sono già state assunte, stanno aspettando. Basta, vuole troppi dialoghi, se no. Se già avranno appena quello iniziale. Ma guarda che sono un po' di riprese da riempire con quella voce qua. Possiamo chiudere con. È con grande piacere che vi do il benvenuto in questa squadra, in questo team, in questo team. In questo team. Questo team. No. Vabbè, tutto qua. Possiamo iniziare. La stanza con i cadaveri. Servirebbe proprio una stanza anche con dentro un cazzo, perché alla fine sì, una sì, anche perché poi usano per quella roba in mezzo. Esatto. Non avrebbe dentro niente e basterebbe quello. Questa porta inizio, questa porta segreta qua la conduci. Dove tu vedi i cadaveri ammucchiati e non è ancora pulito? Uno sgabuzzino che è ammassato di roba. Ah, per... Ma perché c'è una spada? Ma c'è una spada, se no. No, cioè io voglio una foto con questa. Tipo, è alta quanto? Ho Instagram. La rouge, piccola aerea di Aragorn. Mamma. Cioè, se dovessi morire, penso di voler morire così. Da un pazzo schizzato con in mano una spada di quelle super. Non riuscirai mai a vederlo, però è questo. Hai visto? Hai visto? Sangue. Figa. Magari ti viene la testa un po' più ribidone qua, cioè esatto, perché almeno quello si vede un po' meno la sua altura. Adesso le gambe devono tornare. Pronti? Stai riprendendo? Si vede la testa? Figa! Lo stai riprendendo? 3 3 2 1
Golgotha Production con Givol. Dai, dai, che sto riprendendo. Ok, posso far finta no. No, no, ma anche se fa davvero. Le mie occhiaie sono le occhiaie. Perché tu ti sei vestito tanto presto? Perché hai avere un calzone in forma. Come quella di Andrea. Cosa dice mia mamma dopo? Buonasera, sottoposte. Sono abbastanza procacro. Sì, ti assumerei sicuramente. Vabbè, dovevi vedermi prima. Io prima l'avresti assunta. Dai, nel backstage. L'hai registrato? Sto riprendendo da prima. Canaglia di Dio.